Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati su questo nuovo video. Volevi aggiungerti? Questa collezione ci è voluta per farla dal 2002 arrivando fino ad oggi ed è solamente una parte. Una piccola Poi in parte. seguito vi farò vedere anche quell'altra parte. Prendetevi da mangiare, da bere, perché ci saranno informazioni molto interessanti. Insomma, vi faremo una bella spiegazione di tutti gli oggetti che vedete in questo video. Insomma, dottore, a lei il primo. Insomma, le prime Allora, informazioni. come qui ci sono una serie di elmetti italiani, ce ne sono quattro, relativi con maschere antigas. Sì. Poi vi sono altri oggetti, tra cui il contachilometri di un GP Willis. Dietro potete vedere una borraccia americana. Poi subito avanti, qui sono tutti elmetti italiani con relative maschere antigas. Qui vi sono un paio di cinturoni inglesi, due cinturoni americani. Poi nel primo segmento ancora maschere antigas e elmetti italiani. Fino ad arrivare a un altro contachilometri di GP Willis. Poi Bello, bello. da qui in poi si prosegue elmetto tedesco con maschera antigas, elmetto tedesco con antigas, un altro contagiri sempre della GP Willis, da qui un altro elmetto tedesco e maschera antigas tedeschi, occhiali tedeschi, elmetto tedesco più maschera antigas. Proseguimento, si va avanti, due elmetti tedeschi con due maschere antigas e varie attrezzature americane, un'altra scatolina sempre Facciamo vedere meglio, dei viveri, si legge a leggere, razioni di emergenza. bellissime. Americana questa Sì, o americana, inglese? americana. Poi Americana, dai. si va avanti, qui c'è un elmetto della Todd. Cos'è la Todd? La Todd è praticamente, chiamavamo la ditta che costruiva per i tedeschi bunker Ah, e tutto quello che c'era, mentre è marcato Todd. molto interessante. Ecco il marchio della ditta, della fabbrica Della dell'epoca, ditta, via. insomma. Bellissimo. Qui io c'è un elmetto americano. Questo è un mirino di artiglieria. Qui abbiamo un'altra maschera tedesca e un elmetto tedesco della prima guerra mondiale, però è una riproduzione. Ok, Questo non è un, questo è una questo? riproduzione della prima guerra Ok, mondiale, però questo ragazzi è una riproduzione la fatta. maschera sotto è autentica, Questa qui, la mascherina, è autentica. Poi. Poi abbiamo un elmetto americano che praticamente, siccome all'epoca erano in carenza di imbuti per versare il carburante, questo qui non è altro che un imbuto, se si gira, è un imbuto per versare il carburante. Impressionante, ragazzi. L'ingegneria dell'epoca, oh. Vai. Esercito svedese seconda guerra mondiale, in dotazione delle truppe coloniali. Marcato RF con lo stemma, poi due padellini inglesi, elmetti. Poi abbiamo varie decorazioni sempre inerenti alla Seconda Guerra Mondiale, ma c'è anche una di dopoguerra. Comunque sempre diciamo, un bel oggetto da Sì. tenere. Poi sono elmetto italiano, un altro elmetto italiano, un altro elmetto italiano. Poi abbiamo un elmetto americano della guerra. Questo dovrebbe essere olandese o Boia, americano, cavolo. cambia diciamo la misura. Poi questo è americano originale. Questo qui è Questo è francese, bellissimo, questo è è bello. diciamo in memoria, qui come potete vedere è scritto di 1418 ed era diciamo un ricordo questo qui più che altro. Poi questo vedete qui non è un elmetto tedesco, può sembrare, ma è un elmetto spagnolo della guerra del 36 di Spagna, come era quello tedesco, Sì. più due elmetti da scavo, due tedeschi, modello 42, modello 38, questo qui. E questo invece è un modello 42. Pazzesco, ragazzi. Qui ci sono vari oggetti, sempre, diciamo, sono quasi tutti americani e inglesi. Manganello della polizia militare americana, varie borracce americane, tra cui una borraccia americana della prima guerra mondiale. Sì. Vedere, ma c'è la data su queste Sì, c'è scritto borracce? Mabo qui 1918. No, ragazzi, incredibile, guardate che bellezza. Mabu Madonna 1918. mia. Sì. C'è scritto anche un nome lì sopra. Mabu. Baco c'è Baco, scritto. Baco, Baco, Baco. Poi mentre saliamo ci sono varie cesoie. Questi sono fondine inglesi. Poi Pezza. abbiamo una borraccia inglese, quello che rimane. Poi abbiamo questo qui, un vassoio da mensa americano del 42. Incredibile. Questa qui è una fondina tedesca per pistola, marcata e tutto, un cuoio. Ok.
Poi qui abbiamo per controllare la pressione della Jeep Willis, dei vari manometri. Poi Senti lì, ragazzi, impressionante. questo che vedete qui sono cucchiaio e forchetta tedesche da truppa. Poi andiamo qui, ci sono varie forchette e coltelli, tra cui queste qui sono del GIL, Gioventù Italiana del Littorio. Aspetta che la inquadro a modino qui. Italiane sono Sì, GIL. sì, sì. Queste qui. Poi queste qui sono americane, quindi normali. Queste sono tedesche e praticamente No, via. sono tedesche, scritto proprietà Wehrmacht. No, aspetta, questo va fatto vedere bene. Incredibile, ragazzi. Queste sono tedesche. Poi Mamma mia. abbiamo varie bottiglie da birra americane. Qualcosa casca sempre. Sì, tanto sono vivi gli oggetti. Poi questa lì è una borraccia svizzera del 1140. Borraccina. Poi abbiamo dei fornelli da campo, giberne, Fa vedere. fornellino a campo. Cioè. Ah, questi sono cucchiai sempre americani, un filtro. Questi invece sono forchetta e coltelli della Regia Nave Lupo, che la nave Regia Lupo è in fondo al mare. Dovrebbe essere davanti all'Africa, in regola, se non sbaglio. Poi, proseguendo, questo qui è in codice Morse. Ah, Inglese, che incredibile. veniva attaccato alla coscia e si faceva il famoso ti 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 ti. Questa si potrebbe dire la tecnologia dell'epoca, Sì, eh? tecnologia Era dell'epoca. una tecnologia dell'epoca. Un poster dell'epoca. Questo è? Americano, sempre un poster dell'epoca. Ok, sì. Poi in basso potete vedere dei proiettili ogivi, naturalmente sono inerti, forati, vuoti completamente. E poi Sì. nel proseguimento a destra, mentre scorre, potete vedere che sono tutte tecniche americane da carburante ed acqua. Fino alla fine. Ragazzi, detto tutto questo, dopo tutta questa bellissima spiegazione del mio amico, mi raccomando, rimanete. No, ho sbagliato, quindi rimetti così. Se il video vi è piaciuto, ragazzi, lasciate un bel mi piace, lasciatemi un feedback qui sotto il video e niente, apprezzate la maestosità di questa collezione del mio amico, ragazzi. Alla prossima.